Nella parte precedente abbiamo finito la parte superiore del piano. Per dedicarci alla parte inferiore aspettiamo di avere della corrente da mandargli, così possiamo capire che cosa funziona e che cosa no. Sto anche aspettando delle parti perché manca un respingente e sto tentando di capire se riesco a far ridisegnare i punteggi sopra i drop, quelli che si chiamano drop, che sono dei bersagli che una volta colpiti vanno a scomparsa. Ve ne faccio vedere un paio per capire il lavoro che vorrei far fare. Io li ho staccati tutti e abbiamo sul piano superiore la scritta Champ, e quindi abbiamo questi tipi di drop che sono, diciamo, quella prolunga perché passano tutti e due i piani, e su questa parte ogni drop ha una lettera sopra in bianco. Il bianco è andato completamente via. Mentre per quanto riguarda gli altri sparsi sopra il piano, valgono tutti 3000 punti e il 3000 si è rovinato in questo modo. Ora vediamo se riesco a trovare il modo per ripristinare le grafiche originali sopra questi drop. Come proseguiamo? Proseguiamo con la testa finalmente, perché fino adesso abbiamo lavorato con il flipper senza testa, adesso vedremo di mettergliela sopra. La testa è questa qui. Quello che volevo fare adesso è girarla, sperando di non fare troppi danni, e vedere, ecco, dei pezzi che cadono sotto come messa, perché la parte inferiore, una volta che la testa la mettiamo su, praticamente non verrà mai toccata. Allora qui direi che è solamente da pulire, perché non c'è traccia di ruggine, ma c'è traccia solamente di schifo. Mettiamo la testa sopra e vediamo che la testa può essere bloccata con il blocco che abbiamo pulito qualche puntata fa. La testa può essere comunque ribaltata sopra il piano e dopo sfilata, se è il caso. Quindi noi faremo l'operazione inversa, la posizionerò qui, aggancerò le cerniere, poi la tirerò su e col blocco qui andremo a bloccarla. Dopodiché serviranno delle viti per tenerla stabilmente all'interno, altrimenti chiunque potrebbe sbloccarla e buttarla giù. Tutti i connettori che arrivano dal cassone li passiamo alla testa. Qui avevo appena finito di lucidare il piano, ma vabbè. Non gli faremo del male con lo sgrassatore. Otto. C'è
50. Quattro, 55, 56. Ecco l'interno. Cominciamo a controllare le schede. Comincerei col verificare il TiO3. Ecco, adesso me l'ha dato come voltage regulator. Ora testiamo questo. Questo rotto è un 2N344. Che abbiamo qua. Volevo testare i diodi.
Questo è un altro regolatore, proviamo anche questo. Questo è un 7905 da 1 A. Sembra che non vada, oppure il tester non è in grado di misurarlo. Qui sono attaccati dei fili in più. Probabilmente perché hanno fatto delle riparazioni sulla scheda, sulla power board, ma questa non sembra avere questo tipo di riparazioni. Testando le tensioni sembra che io non abbia i 170 volts. Potrebbe essere questo pin qua. Qui è successo qualcosa. volts, perfetto. Quindi le tensioni ci sono tutte. Potrei dire di essere pronto a cominciare a mettere, a collegare le diverse schede. Tra i fili che ci arrivano dal cassone cominciamo a sistemare quelli che sono stati tagliati e che dovrebbero portare l'alimentazione alla testata, l'alimentazione delle luci fisse. Quindi basta farlo in questo modo. Metterlo sotto l'anellino. I fili così grossi sono dovuti al fatto che illuminavano tante lampadine, queste robe qui, ed era uno dei motivi per i quali si scioglievano i connettori. Adesso ho messo delle lampadine a LED che, anche se tolgono un po' di emozione, vanno proprio a salvaguardare la vita del flipper.
magari è proprio sfidato qua. Molto meglio. Display numero 1. Si riconosce da come sono stati messi qua i pin. Due, tre, cinque, il 5 è danneggiato, sto aspettando il replacement. Wow! Quello è da sistemare, anche qua. Col test 1, tutti i display, e ricordo che ne manca uno, cominciano a girare tutte le cifre. Da qua si vede che c'è un segmento che dà sempre un po' segni di vita. Quindi lavoreremo su quello. Ho estrapolato il display e di qui si vede che è il segmento più a sinistra, in basso, che dà dei problemi. Vediamo se riusciamo a risolvere questa cosa. Il segmento più a sinistra, in basso, sugli schemi, è denominato componente E. E questo componente E viene gestito da questo circuito e da questo transistor, il TR19. La prima cosa che farei è proprio sostituire il TR19. Sto continuando a tenere il display acceso, ma il problema sembra non presentarsi più. Quindi il segmento in basso a sinistra di ogni cifra prima blinkava leggermente in maniera piuttosto continua, adesso no. Come funziona questa piastra? Qui arrivano i segnali, questi switch, anzi questi jumper, selezionano il tipo di display, quindi da 1 a 6. Qua viene collegato il display a gas, poi c'è questa parte che al momento gli mancano questi transistor perché li sto utilizzando negli altri display finché non arrivano i ricambi. Quindi questa parte si dedica all'attivazione della singola cifra. Mentre a partire da qui, mentre questa parte si occupa dell'attivazione del singolo segmento per la singola cifra. Facendo andare i display per un'ora, questi due hanno cominciato a presentare delle serie problematiche. In particolare, una cifra diventa più luminosa delle altre e le altre vanno praticamente a scomparire. Questo quando si raggiunge una determinata temperatura. Ora iniziamo a lavorare con questo ed è la
terza cifra a partire da sinistra. La terza cifra a partire da sinistra viene controllata da due transistor, il primo dei quali, che probabilmente è lui che non funziona, è il transistor TR10. Dopo pochi minuti questo non presenta alcun problema, mentre questa cifra comincia ad essere più luminosa delle altre. Il problema ovviamente non è sempre solo quel transistor, però questo tipo di difetto, diciamo che può essere indotto percentualmente con una percentuale molto alta da questo transistor qui. Il quarto vuol dire che è il TR11 in questo display. Dopo un'ora di funzionamento direi che i display si possono considerare funzionanti, a parte quello mancante che lo sto aspettando. I display funzionano, per cui monto le ultime mascherine e possiamo considerare la testata per il momento conclusa finché non ci arriva l'ultimo display e possiamo spostarci al piano di gioco. Nell'attesa dell'ultimo display possiamo ritenere la testata completamente funzionante, perché il test lampadine è andato a buon fine, il test display è andato a buon fine.